Amici di Medico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Perdonerete la mia voce rauca, ma vengo via proprio adesso da Cesena, dove il Foggia, come ormai sapete tutti, avete visto tutti, torna a casa con le pive nel sacco, perché questo pareggio, diciamo la verità, sa tanto di sconfitta per come è maturato, visto che il Foggia per ben due volte, sul 2-0 e sul 3-1, sembrava avere la vittoria praticamente in tasca. Si dice non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ecco, questo proverbio, questo antico proverbio è esattamente la fotografia di questa partita odierna del Foggia. Una squadra che troppo spesso ha delle amnesie, soprattutto in circostanze topiche della partita. Vedi quando subisce un gol e perde la testa, è successo a Pescara, ad Avellino, è successo ad Empoli. Vedi quando passa in vantaggio e comincia ad avere paura di vincere. È successo ormai troppe volte, è successo con l'Entella, col Novara, col Palermo. Oggi è successo invece con il Cesena. Ma guardiamo la partita per quello che è stata. All'inizio il Cesena ha cercato di metterci in difficoltà, ma un forcing che è durato 5-10 minuti all'inizio del primo tempo. Il Foggia ha immediatamente poi preso il pallino del gioco, spinto da un pubblico ancora una volta straordinario, credo unico, non forse neanche solo in Serie B. Questo pubblico ha sospinto il Foggia fino a portarlo a un passo dal vantaggio già nel primo tempo, quando in un paio di occasioni, soprattutto con Beretta verso la fine, abbiamo mancato il gol. Ricordate una sforbiciata di Beretta al volo su un bellissimo lancio di Chiricò. Il secondo tempo si è aperto nel modo migliore per il Foggia, perché siamo riusciti a passare in vantaggio immediatamente con un gol che ricordava quello del 2-0 contro il Lecce di Coletti, un bellissimo gol, poi immediatamente bissato da un'azione fantastica che parte da Deli, oggi in ottima forma, finalmente il Deli che conoscevamo, che lancia a Mazzeo che si decentra verso sinistra e poi mette praticamente Beretta solo davanti al portiere pronto a segnare. Ecco, a quel punto sembrava già allora la partita finita, il Cesena aveva accusato il colpo, ma abbiamo dopo pochi minuti regalato, come al solito, in un'azione dalle fasce che oggi soprattutto quella di sinistra è stata la nota dolente del Foggia, abbiamo permesso al Cesena di tornare in partita. Lì ci aspettavamo tutti a quel punto un forcing del Cesena, che non c'è stato, perché il Foggia tornava di nuovo in vantaggio con un gol straordinario, sempre di Mazzeo, che praticamente sembrava aver messo la pietra tombale su questa partita. Niente, gli ultimi 10 minuti sono stati al cardiopalma, negli spalti sentivamo quasi nell'aria la paura dei calciatori del Foggia di poter vincere questa partita. Molti passaggi sbagliati, azioni di confusionarie, non si liberava la palla quando andava liberata. E proprio ancora una volta da uno di questi di queste ennesime amnesie è nato il secondo gol, fotocopia del primo, che ha portato invece il Cesena sul 3-2 e gli ha ridato tutto quel coraggio che sembrava avesse perso. È vero, si dirà, il Foggia ha dovuto cambiare due uomini per infortunio, Floriano, che ahimè dimostra una grande fragilità fisica, già come era successo il primo anno con De Zerbi a Foggia, e poi quella non meno aspettata, quella di Lo Iacono. Quindi Foggia ha subito due sostituzioni che magari avrebbe fatto a meno di fare, però non si può nascondere che sul terzo gol Guarna invece, un calciatore che ha subito 24 reti nelle ultime 10 partite, credo sia quasi un record, qualcuno poi mi correggerà, per il Foggia, negativo. Guarna non esce come dovrebbe su una palla che arriva dalla sua destra, su un calcio di punizione, anche lì causato pasticciando un po' Mazzeo, colpevole in questa circostanza. Comunque c'è questo calcio di punizione, la palla spiove in aria, Guarna non la trattiene, vorrebbe prenderla, non sa nemmeno lui cosa voleva fare, comunque la rilancia nel mezzo, c'è una serie di rimpalli e il Cesena va a finire che pareggia. E a un certo punto ci siamo quasi accontentati di questo pareggio, perché un minuto dopo il Cesena avrebbe potuto anche vincere, perché no? Certo, avrebbe potuto vincere anche il Foggia, ma
probabilmente avrebbe potuto vincere anche il Cesena, e allora lì la beffa sarebbe stata completa. Se il nostro obiettivo è la salvezza, come tutti ormai andiamo a ripetere, beh, allora questo pareggio fatto a Cesena comunque non è un brutto pareggio, perché credo che in Romagna saranno molto poche le squadre che torneranno con un punto. È un ambiente molto caldo, ricorda molto lo Zaccheria, e lì il Cesena effettivamente si carica di energie, tant'è che gli unici punti che ha guadagnato li ha guadagnati nel suo stadio. Ma se invece si volesse pensare a qualcosa di più, se si volesse sognare, beh, oggi abbiamo perso sicuramente 2 punti, e se andiamo a vedere tutte le occasioni che abbiamo buttate via, il Foggia è stato per 7 volte su 10 in vantaggio quest'anno, tranne le 3 volte che siamo andati sotto e abbiamo poi perso, e di queste 7 volte siamo soltanto per 2 volte con il Carpi a Carpi e con il Perugia venerdì scorso a Foggia riusciti a portare a casa i 3 punti. Credo che Stroppa su questa cosa debba meditare. Ha avuto coraggio, con il Perugia ha tolto molti giocatori che non sembravano in forma, ha avuto il coraggio di tenere fuori Rubin, di tenere fuori Martinelli, ha avuto il coraggio di riproporre Fedele, di riproporre Coletti, che poi ha dimostrato tutto il suo valore anche oggi. Beh, dovrebbe avere il coraggio, a mio avviso, questa volta anche di togliere il nostro numero uno, che ho l'impressione che senta troppo questi 24 gol sulle sue spalle e non dia sicurezza a se stesso e alla difesa. Oggi comunque qualcuno, ancora una volta, dallo stadio è uscito vittorioso. È il pubblico rossonero, ancora una volta dedico a loro la fine di questa clip e vi faccio vedere come cantavano, come cantavamo tutti insieme all'uscita dello stadio dopo la delusione cocente che tutti abbiamo subito. Io la vedo così. Un caro saluto da Francesco da Prato e un abbraccio a tutti gli amici di Mitico Channel.